Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Driving Fiona. Io sono Fiona e oggi saliremo su un dirigibile. Non si tratta di un dirigibile qualunque, è il dirigibile targato Goodyear ed è l'unico che si trova in Europa, perché Goodyear ha una flotta di dirigibili, ne ha tre negli Stati Uniti, uno solo qui in Europa e abbiamo l'occasione di averne uno in Italia. Ok, la cosa che so è che saliremo tipo uno alla volta, uno sale, uno scende, uno sale, uno scende, perché serve per non far volare lì al mezzo. E tra l'altro c'è un tizio che lo tiene da una corda. Porta a spasso un dirigibile, perfetto. Ah, ma perché non sta fermo in un punto? Dobbiamo seguirlo. Ok. Girare su questo dirigibile, c'è addirittura il bagno, ma la cosa più bella è finestra aperta. Un paio di informazioni tecniche: questo velivolo è pieno di elio e all'interno della gondola ci sono tutti i comfort, anche condizionali e tutto il resto. Ci sono anche tre motori, due sulla destra e sinistra con le eliche, più uno dietro, si alza come se fosse un elicottero. Poi va dritto. La velocità di crociera che stiamo tenendo noi in questo momento è di 50 km all'ora circa, anche se in realtà può arrivare fino a 120 km. Aiuto! A woman! I'm so happy to see a woman in this position. Hi! So I know you work for Zeppelin, right? Yes. You're not working for Goodyear? No. Okay. Can you tell me something about how is the feeling to pilot this incredible aircraft? As you can see, I have the best office in the world, and we're finally flying over Milano. We have been trying this for ages, and now we are actually finally seeing it, and it's amazing to fly over it. The airship is a little bit like a cross between a helicopter and a ship. So it takes off like an helicopter, it so vertically. Okay. And now we are floating on the air, just like a boat on the water. The only difference is you can't see the waves. Okay. Wow. And how long have you been doing this? Airships in general, 24 years. 24 years. Wow. The Zeppelin, I have flown for the last 14 years. And Fritz has been flying for more than 30 years. Wow. He's the chief test pilot for Zeppelin. So between us, you have over 50 years experience in the cockpit of flying airships. And this is the best job in the world for you? Of course! It goes without saying. As I say, I could be sitting in an office, in a cubicle, just looking at a wall or a car park, and this is my office, this is wow. Where I work. No. Luca, tutto bene? Benissimo, dai, tranquillissimo. Ci vediamo momentaneo, non l'avevo mai visto. È la prima volta che lo vedo. Ciao, ufficio di Tech Princess, è quello lì. Ciao. Incredibile. Che differenza c'è di feeling tra volare qui e volare su? Beh, qui sei più lento, però sembra di galleggiare in realtà, è stupendo, guarda, è una cosa... E poi non c'è turbolenza, stranamente. E te l'aspettavi invece? Beh sì, pensavo che non sarebbe posta di un po' muoverci in realtà.
in realtà starei qua tutto il giorno. Su cosa voli tu di solito? Su un aeroacrobatico, un biplano acrobatico e un... Ma cioè mi va a testa in giù! Un bush plane, sì. Ne voglio provare uno una volta. Mi autoinviterò. Sì, okay. quando vuoi in realtà, veramente, ci fa piacere. Dai, volentieri. Se non hai paura, non no, vomiti, no, basta io... che non vomiti. Ma va, no, l'aereo rimane intatto, tranquillo. Ragazzi, il Duomo, stavamo cercando tutti la Madonnina, vediamo. Guarda la nostra ombrina di sotto. Ok, stiamo ritornando all'aeroporto, quindi ci rimettiamo ai nostri posti, allacciamo le cinture e via. Atterriamo? Ma tipo, che istruzioni ci sono qua? Tutta l'esperienza con lo Zeppelin, incredibile. Io spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo in un prossimo video e a presto, ciao!